E ringrazio il professor Bruno per la sua cortese presenza. Il professor Bruno si è occupato del mostro di Firenze sin dagli anni Ottanta. Ricordo, fece il consulente del SISDE, fece le prime relazioni sul caso del mostro, il primo criminal profiling nell'84 e poi un altro nell'85. E poi con me c'è Sergio Caruso, che saluto e ringrazio. Io volevo fare una breve introduzione sul libro. Il libro racconta innanzitutto la storia del mostro di Firenze e non il romanzo che è stato propinato dai media, che voleva i Pacciani e compagni di merende autori di questi crimini. Purtroppo in quegli anni sono state fatte delle sentenze che riguardano alcuni omicidi del mostro di Firenze, che è il caso di cronaca nera giudiziaria più incredibile del nostro paese, ma non solo del nostro paese, dico bene, professore? Ecco, noi abbiamo fatto questo libro documentale che si basa sui documenti. Questo è un caso criminale, diciamo il caso criminale per eccellenza, che tutti coloro che studiano la criminologia dovrebbero conoscere. Qui abbiamo, poi chi vuole il libro è disponibile. E penso che potrà essere interessante per voi conoscere questa storia, perché è fondamentale per lo studio della criminologia. Poi è un lavoro fatto appunto sugli atti, e da questi atti emerge una realtà sicuramente diversa da quella che fu la realtà giudiziaria, quantomeno parziale. Si sta ancora indagando sul caso del mostro, e si è ripreso ad indagare lo scorso anno a seguito del reportage che feci in TV. Dopo di questo mi hanno chiesto di fare un libro e l'abbiamo fatto con i colleghi Cappelletti e Bruno, in maniera, credo, precisa. Dai riscontri della stampa e dai riscontri di vendita sta avendo un buon successo. Purtroppo non abbiamo il favore dei media nazionali, perché comunque sono stati un po' quelli che nel passato hanno sposato delle tesi piuttosto, io oserei dire, questo è il mio parere personale, costruite, che hanno portato poi a delle sentenze. Ecco, questa è la mia introduzione. Volevo adesso far intervenire il professor Bruno, che appunto dagli anni Ottanta ha iniziato a occuparsi di questo caso e nei primi anni 2000 ci ha passato anche dei guai, no, professore? Vabbè, diciamo così. Allora, questo caso come iniziò a seguirlo? Beh, dunque, devo dire, non so se si sente. Sì, sì. Allora, devo dire che in un primo tempo me ne sono interessato solo per quello che era la cronaca dei giornali, e quindi diciamo che il primo delitto è avvenuto nel 1968 ed è stato superato tranquillamente, perché i carabinieri che allora intervennero ebbero la sensazione di aver individuato subito l'autore, e quindi chiusero la cosa in poche ore senza neanche sottolineare che si era trattato di un duplice omicidio, quindi qualcosa di più importante che non un semplice omicidio. La posso interrompere e chiedere una cosa? Fare un passo indietro. Lei annovera tra la serie delittuosa il delitto del 68, molti non lo fanno, lo ritengono opera dei sardi, un omicidio passionale, eccetera. Perché lei, come io penso che sia e come abbiamo evidenziato anche nel libro, ritiene che quello del 68 è il primo delitto del mostro?
Ma quello del 78 è indubbiamente il primo delitto del mostro, perché il modus operandi del mostro è sempre lo stesso, e comincia in quel momento e si raffina successivamente man mano che lo compie, perché non è che il mostro prima ammazzava la gente, prima era una persona normale, poi un bel giorno ha cominciato ad ammazzare e ha percorso tutto un cammino che si può benissimo riconoscere. Quindi non c'è. Poi perché se i carabinieri avessero arrestato all'epoca uno che poteva esserlo, dice, vabbè, forse magari hanno sbagliato, ma il fatto di pensare all'errore poteva essere una teoria come un'altra. In realtà hanno preso la persona sbagliata, la persona che nel modo più assoluto non poteva essere, perché era un debole demente, mentre noi sappiamo che il mostro sicuramente non è un debole demente. Potrà essere un furbo, un figlio di puttana, quello che volete, ma non è un debole demente. Quindi nel primo delitto che c'è la presenza, ricordiamolo, il condannato è Stefano Mele, che era un oligofrenico riconosciuto, c'è la presenza del bambino. Ecco, questo le chiedo, può aver inibito le successive operazioni che faceva poi il mostro, le scissioni? No, dunque, allora, il mostro a quel tempo non aveva nessuna necessità di scindere niente. Probabilmente. E probabilmente voleva solo colpire questi due che erano effettivamente un po' scandalosi perché erano noti in tutto il paese, non questi due, lei con tutti i suoi amanti, che non erano pochi. Sono stati arrestati tutti, ma nessuno di questi qua. E allora lei soleva farsela con altri sardi, perché i sardi erano tanti, c'erano una famiglia numerosa, quindi c'erano diversi cugini e consanguinei di Stefano Mele che frequentavano casa sua e cui lui Quindi non è stato il non bambino che ha faceva caso. No, inibito. il bambino, poveraccio, ha detto una frase che adesso il bambino si sente con la psicologa male, peggio di prima, però. Allora però non ci si pensava minimamente, per cui quando il bambino bussò non lui o qualcuno suonò per lui Ecco, ma a secondo lei bussò, casa andò lui a mia, piedi o fu portato? fu portato perché le calze erano pulite, quindi non potevano essere pulite, perché tra l'altro aveva piovuto quel giorno o il giorno prima e quindi c'era un po' di Ci sono dei fango, non lo so. verbali un po' controversi, alcuni dicono sporchi, alcuni puliti. Vabbè, comunque sì, quello che so io era questo, cioè quello che era passato. Purtroppo non ho potuto analizzare tutte le carte, ma solo quelle che erano il sunto, diciamo, delle cose. E allora, il ragazzino non sarebbe potuto andare lì, perché io sono stato nei luoghi dove sono avvenuti i delitti, li ho visti tutti. Anche se all'epoca in cui sono stato io andavo cercando, avrei trovato molto più facilmente le cose di Tutankhamon piuttosto che non, perché sono andato molto tempo dopo. Però per quanto molto tempo dopo, lì era evidente, insomma, un ragazzino colpito da una cosa così grave, no? Sarebbe fuggito andando verso le case, non andando verso. Cioè, verso la villa di fronte, Villa Non c'era Castelletti. solo la villa Castelletti, c'erano un sacco di case, quindi lì ci stavano delle case, gente, no? È chiaro che il bambino sarebbe andato lì, non è il bambino a mezzanotte svegliato all'improvviso da un colpo di pistola con quelli morti, dove E quindi è stato va? Ecco, portato, secondo quindi lei, è dal stato mostro. portato. Allora, il mostro sicuramente si è messo sulle spalle e l'ha E portato lui. perché? Oh, perché? Perché qui è il punto, perché il mostro ammazza dei giovani che stanno lì, affaccendati in tutt'altre cose? Cioè, non esiste un delitto di questo tipo nella storia della criminologia, anche se tutti i delitti che coinvolgono adesso, per esempio i femminicidi, eccetera, nascono su basi analoghe,
quello che ha fatto il mostro, cioè se il mostro voleva ammazzare una donna, non ci metteva niente, insomma, no? Cioè bisogna andare a ammazzare una donna mentre sta insieme ad uno, ammazzarne due per poi giocare con una sola, insomma, poteva trovarla in qualunque modo una donna. Evidentemente no, lui voleva una donna che stesse con un uomo. Va bene, perché? E questo è il punto fondamentale da cui bisogna partire. Che connotazione? Bisogna innanzitutto capire qual è il motivo di questi delitti, no? E questi sono delitti assolutamente fatti con la carta copiativa, cioè delitti uguali, no? In cui se noi andiamo a vedere le coppie erano straordinariamente simili, si trattava di giovani tra l'adolescenza e i 20 anni, i quali stavano, come succedeva in quel tempo, in quasi tutti i luoghi che io conosco, stavano in vicinanza intima fra loro, non potendo, allora non è che adesso per esempio io ho mio figlio con la sua ragazza, sta a casa mia, lui me l'ha portata, me l'ha infilata dentro casa, né io minimamente qualcuno gli può dire qualcosa, insomma, non ci penso minimamente, ma ai tempi miei una cosa di questo genere non era pensabile, quindi c'era la macchina, la santa macchina dove uno poteva in qualche modo... E questo gli dava fastidio a lui? Allora, a questa cosa evidentemente a lui dava fastidio, perché se tu vai a prendere quelli che stanno in macchina e stanno in macchina per movimenti erotici fra loro, questa cosa gli dà fastidio. Allora bisogna capire perché gli dà fastidio, no? E quindi sì, questa cosa è tale per cui oggi c'è un ripensamento profondo, che però quando siamo nel 68, nel 74 non c'era minimamente. Quindi dovevi pensare che tu solo in certe condizioni potevi esercitare la sessualità, a patto che non se ne parlasse. Quindi. Allora professore, io la interrompo un attimo, innanzitutto per spiegare ai presenti come andò poi questa storia del mostro, processualmente, cioè sintetizzo, poi l'ha fatto anche prima molto bene Sergio, e ha spiegato la catena dei delitti che poi si interrompe nell'85 e appunto poi arriva a 8 duplici omicidi fino al 1985. Una domanda ancora al professore e poi ripartiamo da qui, prima di introdurre l'argomento poi Pacciani, perché qui abbiamo una semi verità giudiziaria che diciamo, questa è una mia opinione, è abbastanza discutibile, insomma, anzi direi che si è trovato, noi l'abbiamo documentato nel libro, degli elementi che la mettono seriamente in discussione, anzi escludono che quella testimonianza su cui si basavano poi queste condanne a Pacciani, no, perché morì assolto, comunque ai compagni di merenda che sarebbero stati complici di Pacciani, non è verosimile, non è, va oltre ogni ragionevole dubbio, questo è il titolo del libro e qui noi nel libro lo dimostriamo documentalmente. Ora, prima di andare avanti poi con il discorso Pacciani e vedere perché è stato inquisito, perché poi sono stati condannati, volevo chiedere al professor Bruno, poi magari ci dice qualcosa anche il professor Caruso, perché noi sappiamo che sono state condannate più persone, quindi per la magistratura noi abbiamo più mostri di Firenze. Si è sempre parlato di un mostro, si è iniziata l'indagine, si è avviato un processo su un singolo individuo che era Pacciani, e volevo sapere la sua opinione su perché secondo lui non potevano essere più persone a fare questi omicidi. Secondo me? Sì. Ah beh, allora. Dunque, innanzitutto... E poi sulle sette esoteriche, sì, no? Che si è parlato... Innanzitutto il modus operandi del mostro è sempre lo stesso.
Questo è il primo punto. E quindi non lascia minimamente pensare che ci possano essere due persone che agiscono, perché non c'è traccia della seconda, c'è traccia solo di una persona in tutti i delitti. Quindi non c'è dubbio questo, dal punto di vista proprio di analisi criminale di polizia. Poi c'è un altro punto fondamentale, e questo purtroppo non riesco a farlo entrare nella testa dei poliziotti, non più che dei poliziotti, nella testa degli uomini politici, perché i poliziotti rispondono ai giornalisti e agli uomini politici, quindi bisogna farlo entrare nella testa di questi altri due, il che è più tragico, è quasi impossibile. La cosa è questa: vi ho detto prima che quando io ammazzo una persona, io qualunque, io devo avere un problema personale. Se ho un problema personale lo posso fare più facilmente che non... Oppure devo far parte di un'organizzazione mafiosa che mi dicono: tu devi andare a ammazzare quello, tu fai il killer, vai al massimo, poi ci avrai comunque il tuo pagamento, non è che... Va bene? Allora, se questo è vero, dobbiamo presumere che anche nei delitti dove c'è un piacere, no? Allora, se io faccio un femminicidio e ammazzo quella troia che mi ero sposato, quella, il fatto che muoia, gli do 40-50 coltellate, a me mi piace, se no perché gli do? Potrebbe una sola bastare, ne una sola. E invece noi ne dai 50, perché ti piace, lo vuoi fare. Allora, noi non possiamo fare finta che il piacere non esista, esiste il piacere. E il piacere, io sono non sono un vizioso, anche se lo sembro, mangio troppo forse, perché mi piace. Ma per quanto non sia un vizioso, so che cosa significa fumarsi una sigaretta, e molte volte anche io che non sono fumatore mi viene in mente di fumarmi una sigaretta, no? perché ne traggo un piacere. Allora, voi che siete probabilmente fumatori, qualcuno, quindi conoscete bene questo piacere, voi ve la potreste fare fumare una sigaretta da un altro? No, non esiste. Non esiste. Andate dal tossicomane che si sta per fare la pera, no? E dice: scusa, me la faccio io la pera. E poi tu godi. Ma lei sa che... No, è una cazzata questa. E allora questa cazzata questi la mettono in massimo grado, per cui si sono inventati che i mostri di Firenze possono essere 50. Cazzate, non è vero, non è possibile. Lei sa che poi ci sono stati anche dei processi sui mandanti che poi sono stati assolti. Certo, perché cercano i mandanti laddove i mandanti non ci possono essere, perché il mandante è un'altra questione, il mandante è quello che lui non lo può fare, ma lo farebbe volentieri lui, no? Allora, se io ho uno che non mi paga, che mi deve pagare a tutti i costi, e allora lo devo far fuori perché sennò diventa, se no non mi paga più nessuno. E allora io, siccome non sono, io faccio il banchiere, non posso mandarlo ad ammazzare, non posso ammazzarlo io, e io trovo un delinquente, lo pago, lo faccio ammazzare. Ma non è questo il caso, perché noi, non è questo il caso. Perché noi sappiamo chi, poi bisogna conoscere i personaggi, sappiamo chi era Pacciani, chi era Lotti, chi era Vanni, basta andare su YouTube a vedere i processi. Allora, Lotti era un demente, quasi uno borderline, Vanni era un povero postino che stava un bel po'. Allora, io poi vi racconto mattino come sono andate le cose, perché... No, però bisogna far conoscere. Io sono stato un testimone di queste cose. Allora, come nasce Pacciani? Da dove nasce Pacciani? Però poi allora, ci possiamo arrivare tra un po'. Vanni lei non l'ha conosciuto, il postino e Lotti? Sì, ma ho conosciuto come nascono, ecco. So come nascono. Sono dei personaggi borderline della società, quindi Vanni un postino di paese, parliamo di piccoli paesi,
e ubriaco già dalla mattina, quindi non sapeva tornare a casa da solo, andava con la Vespa, sbagliava la strada. Ecco, bisogna anche conoscere poi questi personaggi. Emblematico anche Giancarlo È Lotti. emblematico Giancarlo Lotti, che era completamente fuori, insomma, lo sentite, se sentite il processo, io ne ho pubblicato vari stralci, poi anche nel libro leggete le trascrizioni processuali, vi rendete conto con che soggetti abbiamo a che fare. E vuoi dire tu Sì, qualcosa, Sergio, sul punto? volevo aggiungere, diciamo, alla brillante descrizione che avete fatto, ne approfitto per salutarvi a tutti, tra cui la collega Antonia Bardellino, docente del nostro Dopo interverrà la donna, adesso. corso. Sì, la Social Skills che ha avuto questo evento, in cui ci stiamo addentrando, come vi dicevo stamattina, in un caso, il Che gente caso non è che più conosce grave bene, della storia della bisogna criminologia italiana, il cold case più grave della storia della criminologia italiana, in cui Paolo Cochi, insieme agli altri autori, hanno fatto un lavoro veramente magistrale, cioè il primo lavoro in cui non si leggono pattarelli, gossip e pettegolezzi, ma si leggono dati oggettivi. E questo è il primo consiglio per chi deve fare questo lavoro, si deve basare su verità processuali, dati oggettivi e ricostruzioni scientifiche. Infatti il libro di Paolo Cochi può essere davvero uno strumento utile, non solo per la comprensione del caso del mostro di Firenze, ma è utile anche per delle disamine criminologiche che sicuramente ci serviranno. L'analisi della personalità e anche comportamentale di questi tre personaggi fa veramente sorridere, in quanto sono stati messi in mezzo come questo gruppo d'assalto, come questo gruppo di intervento che ha compiuto questa serie di delitti, in cui, come accennava Paolo, non solo erano tre soggetti svantaggiati dal punto di vista socioculturale, ma erano tre soggetti che manifestavano dei forti gap a livello cognitivo. Giancarlo Lotti veniva preso in giro da tutto l'Interland come lo scemotto del villaggio e veniva soprannominato Catanga, che significa in dialetto fiorentino probabilmente scemotto. È in cui c'è un aneddoto classico che racconta la testimonianza, diciamo, Katanga, sai che allo stadio sono atterrati gli alieni? E lui correva a vedere l'astronave. Cioè, abbiamo di fronte questi delitti. Abbiamo di fronte anche il postino, uno dei tre, che è Mario Vanni, se non erro, postino di San di Gasciano, in cui addirittura gli costruirono un profilo su di lui in quanto conosceva bene gli spostamenti delle vittime, cioè era una persona che bastava soltanto vederlo, cioè, che non solo non era ubriaco alla mattina e alla sera, ma era di una cultura, era di un'intelligenza e di un aspetto socioculturale altresì limitato, per non parlare di Pietro Pacciani, cioè il punto centrale, molti colleghi anche o esperti non sanno che Pietro Pacciani è morto innocente. Questa è la cosa principale, c'è ancora gente che va a dire in giro che Pietro Pacciani è il mostro di Firenze, in cui Pietro Pacciani è l'esatto contrario del profilo seriale, perché i profili seriali sono profili organizzati, in cui la personalità che noi abbiamo in questione sono soggetti innanzitutto con un'intelligenza sopra la media, medio-alta, sono soggetti organizzati che hanno un forte controllo emotivo e che soprattutto pianificano. Pietro Pacciani, come spesso dice il professore, che è avuto, stato l'unico ad effettuare una serie di colloqui con Pietro Pacciani, era un soggetto che diceva A invece di B e ti metteva la mano addosso. Era uno che saltava dalla sedia, era un soggetto con dei forti gap, non solo socioculturali ma anche temperamentali. E pensare che un contadino della provincia di Firenze, delle zone rurali di Firenze, possa aver compiuto insieme ad altri due soggetti evidentemente svantaggiati il più grande cold case con 16 vittime della storia della criminologia italiana, davvero fa sorridere. È di dubbi. Scusa Sergio, posso Certo. interromperti? Ma qui poi andiamo oltre, perché noi non abbiamo solo l'inverosimiglianza della colpevolezza di questi personaggi. Qui abbiamo delle prove contrarie, che dimostrano scientificamente e anche logisticamente, proprio da un punto di vista oggettivo, non so se ha visto sul libro le varie dinamiche, professore,
che non poteva essere andata, siccome l'unica fonte di prova era questo pentito Giancarlo Lotti e altre fonti di prova non ce ne sono, non poteva essere andata come è stato raccontato. Nel libro trovate tutta questa documentazione, tratta dei processi, tratta degli interrogatori, eccetera. Quindi, scusa se ti ho interrotto, non solo Certo. l'inverosimiglianza, ma addirittura la prova contraria. E ciò non basta a poter dire che questo è stato, diciamo, un romanzo sul mostro di Firenze, quello che è stato raccontato fino adesso. Qui c'è la vicenda, noi vi raccontiamo la vicenda del mostro di Firenze, la storia, quello che è accaduto realmente in base agli atti giudiziari. Quello che è stato fatto a livello mediatico è stato un romanzo, una fiction, diciamo, Ma ecco. altrettanto romanzata, Paolo, e consentimi il termine, è stata anche l'attenzione a determinati filoni di indagine seguito non da giornalisti ma da inquirenti, tra cui quella che mi suona più strana e fantasiosa, la pista seguita da Michele Giuttari, uno dei principali inquirenti della questione, in cui in maniera ostinata e in maniera scientifica vedevano delle impronte settarie, esoteriche all'interno di questa serie di delitti, in cui di esoterismo, di settario, addirittura di satanico, non c'è nemmeno l'ombra, perché chi se ne occupa di queste cose capisce che non solo i satanisti, ma anche le altre sette lasciano degli identificativi nei famosi delitti rituali, in cui lì non c'è nemmeno l'ombra. Quindi è davvero un libro da leggere per capire determinate verità processuali e soprattutto per comprendere quando in Italia si fanno poche chiacchiere, si fanno tante chiacchiere e pochissimi fatti. Infatti vi lascio con questo consiglio di leggere, di studiare, di tenere con sé questo libro perché davvero potrà essere utile non solo per il mostro di Firenze, ma anche per il nostro futuro. Grazie.